Sono felice ora di presentare una giovane donna, 23 anni, laureata in scienze politiche alla Cattolica, un master in economia e scambi internazionali, si definisce orgogliosamente ex segretaria di circolo del PD. Un grande applauso ad Alessia Faella. Ciao, buonasera a tutti. Io mi chiamo Alessia, ho 23 anni e mi dichiaro una prescelta. Voi direte perché una prescelta? Perché ho avuto l'onore di essere scelta come partecipante insieme a 250 ragazzi alla Scuola di Meritare l'Italia, quest'estate al Ciocco, molto più di una scuola di formazione politica. Era agosto, quindi ero in vacanza, ho lasciato lettino ombrellone, giuro non ero al papete, sono partita per il Ciocco. Sono stati 4 giorni fantastici, abbiamo vissuto in una bolla, possiamo dire. Sapete quando il medico vi consiglia di staccare la spina e partire per un'isola deserta? Il Ciocco è stata la mia isola deserta. E questo lo dobbiamo in primis a Matteo Renzi. Io ho iniziato, la mia passione per la politica è iniziata nel 2012, quando un giovane sindaco di Firenze ha iniziato la sua scalata verso il futuro e ha acceso qualcosa verso di me, dentro di me. Aveva qualcosa di diverso, qualcosa che aveva catalizzato in un attimo l'attenzione di una ragazzina di 16 anni e così nel 2012 ho votato per la prima volta alle primarie, accompagnata dal nonno. Io votai per Renzi, lui per Bersani, ma l'anno dopo si è ricreduto, quindi abbiamo votato entrambi per Renzi, è stata una grande soddisfazione. E in quel momento, in un attimo, ho capito che la politica in realtà era in ogni cosa e quindi io volevo avere una voce in capitolo in ogni cosa. La politica c'era quando lottavo al liceo per avere un rotolo di carta igienica in più, quando alla facoltà di scienze politiche ho creato il mio primo gruppo studentesco e quando, dopo il referendum letale, mi sono messa in gioco e sono stata eletta segretaria di circolo della mia cittadina, Cesate, in provincia di Milano. Ad oggi però posso veramente dichiararmi onorata di partecipare e di iscrivermi a Italia Viva. E aderisco pienamente a questo progetto che Matteo Renzi ha definito come una casa giovane, femminista e inclusiva. E sapete perché? Perché Matteo ha permesso a tutti, persino una giovane ragazza come me, di sognare di poter cambiare il paese, quindi ha permesso a me anche di avere il lusso di credere in un paese migliore. E, il tema della partecipazione femminile nel mondo è molto sentito, ma in Italia secondo me è davvero sottovalutato e quindi è molto importante che nel programma di Matteo Renzi Italia Viva sia stata inserita la diarchia uomo-donna in ogni carica, perché il cambiamento passa anche dalle donne. Donna uguale vita e donna uguale cambiamento, quindi veramente bisogna ringraziare Matteo, Elena Bonetti e Teresa Bellanova che mettono al centro la partecipazione femminile alla politica. Io vedo ogni giorno nella mia realtà multinazionale, aziendale, che il maschilismo purtroppo italiano è predominante, però il cambiamento veramente passa anche dalle donne che molto spesso vengono coinvolte solo per giocano da titolari solo per avere la coscienza a posto. Quindi io vorrei veramente concludere con una frase di Obama in perfetto stile millennial, la leggo dal mio smartphone. E Obama dice durante la campagna elettorale in Minnesota: questo è il nostro momento, questo è il nostro tempo, il tempo di voltare pagina rispetto alla politica del passato, il tempo di apportare una nuova energia, nuove idee alle sfide che abbiamo di fronte, il tempo di offrire una direzione nuova al paese che tutti amiamo. Grazie. Buona Leopolda.